Raya, complimenti, un buon primo tempo, state vincendo 2-0, un'ottima prestazione rispetto alla partita scorsa. Cosa vi serve in questo secondo tempo per vincere? Sicuramente mantenere la concentrazione che abbiamo avuto fino adesso. Nelle due partite precedenti comunque abbiamo giocato bene, perché se vediamo comunque le partite abbiamo quasi dominato. Poche palle gol degli avversari e prendevamo gol, poca determinazione, forse già sicuri della vittoria finale. Non è così, perché comunque sono tutte ottime squadre, anche la squadra avversaria di oggi. In bocca al lupo. Crepi. Filangieri, un buon primo tempo, peccato per i due gol, però state giocando bene. Cosa vi serve in questo secondo tempo per riprendere in mano le redini del gioco e per vincere? Sì, diciamo che serve un po' più di agonismo e cercheremo di tirare su questa partita. In bocca al lupo. Crepi. Ma te sei proprio a letto? Che sono le registrate? Vai, sento, si taglia, vai! Si taglia. Buonasera, siamo qui nel post partita che ha visto affrontarsi Real Nocella contro All Blacks. La partita è finita 3-0 per il Real Nocella. Abbiamo qui due migliori in campo, Alessandra e Raya. Alessandra, Dro. Raya. Raio e D'Alessandra. Pure D'Alessandra. Alessandro... Una buona prestazione, peccato poi per il finale, però dai, ce l'avete messa tutta questa sera. Sì, abbiamo fatto il possibile per giocarci la partita. Già sapevamo della forza dell'avversario, però hanno meritato di vincere, visto il loro livello tecnico che è maggiore al nostro. Complimenti a loro. D'Alessandro, più dedicare questo momento? Alla squadra, ma speriamo di riprenderci. In bocca al lupo, per proseguo. Dai, una buona prestazione da parte di tutta la squadra. Sosero questa sera ha fatto un altro numero dei suoi, e complimenti anche alla retroguardia, non avete fatto passare niente questa sera. Che dire, vi siete rifatti dalla partita scorsa? Sicuramente vederci ultimi era una cosa un po' strana, però comunque visto il livello del torneo ci può stare che ci sono ottime squadre. Sicuramente nelle prime tre partite abbiamo preso comunque squadre di ottimo livello, sia stasera che nelle prime due. Complimenti a voi ovviamente per stasera. Una dedica speciale? La mia ragazza, vabbè, la squadra che abbiamo passato due settimane un po', diciamo... Grigie? Sì, molto grigie. Quando ci fumano tutti grigie, abbiamo fatto 100 questa settimana, però abbiamo risposto bene, dai, oggi. In bocca al lupo per il proseguo, Manu. Questa è la casacca!